Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, video recensione di alcuni prodotti di idratazione. Alcuni sono in full size, altri in travel size e altri sono in campioncino. Di quelli in campioncino ve ne voglio parlare anche perché sono stati alcuni una delusione, quindi ho capito subito che il prodotto non sarebbe stato per me ottimale, invece altri mi hanno piacevolmente sorpresa e quindi mi invogliano andare a comprare eventualmente la confezione grande. Iniziamo appunto da un campioncino. Questo prodotto è di Bottega Verde, della tenuta Massaini ed è al 92% naturale. La linea si chiama Uva Rossa, una crema viso antietà opacizzante con estratti di uva rossa per pelli miste e grasse. Allora, è una crema che ha zero parabeni, poi, vabbè, oli con minerali, siliconi, coloranti, eccetera. Questa è una piacevole sorpresa, cioè nel senso che quando io leggo, a parte ovviamente, ok, crema viso, sì, ci sta che riesci a provarla in un piccolo campioncino più di una volta, però di solito le creme opacizzanti mi fanno sempre storcere un po' il naso perché puntualmente mi deludono, invece questa perché mi deludono nel senso che se sono troppo opacizzanti, non opacizzano bene o comunque non aiutano ad avere una pelle troppo unta. Se invece sono troppo nutrienti, di contro, prima di tutto mi si unge tantissimo il naso. Invece con questa non ho avuto questo problema, nel senso che è una crema idratante, ma effettivamente aiuta a opacizzare la fronte che è più facile, e poi queste zone qui e anche un pochino il naso. Ovviamente dopo diverse ore, comunque il naturale sebo esce, però diciamo che non è male. Poi prodotto di Rocher, questo è un dovrebbe essere un latte corpo. Un attimo che vado a trovare. Sì, latte corpo ciliegio in fiore. Questo mi fu regalato a Natale da un'amica. C'era sia l'acqua profumo, il bagnoschiuma che non ho ancora provato. Sinceramente me ne sono dimenticato. Ho comprato del bagnoschiuma a casa, sono stati comprare del bagnoschiuma e io non mi ero ricordata che c'avevo questo qua. Vabbè, sorvoliamo. Allora, questa è una crema della linea Une Matinée du Jourdain, credo che si pronunci. È una confezione da 200 ml, ha una profumazione. Allora, non voglio dire che io cammino tutti i giorni in un giardino, però mi ricorda tantissimo qualcosa di dolciastro, ma al tempo stesso di fresco. Ed è di una cremosità sul corpo elevatissima. Sto facendo la mucca. Allora, questa è la crema. Si stende molto facilmente ed è subito assorbita dalla pelle. Rilascia questo profumo magnifico addosso e idrata molto bene la pelle. Non è eccessivamente grassa, anche perché la sto usando in questo periodo estivo, quindi se fosse eccessivamente grassa il mio corpo me la sputerebbe. Invece non è così. La sto usando anche come doposole perché al momento sono sprovvista di doposole, doposole non l'ho comprato, mi è passato dalla mente quest'anno, ora l'ho comprato di recentissimo, ancora devo iniziare a utilizzare. E questa crema qua, ritornando alla crema, utilizzata come doposole, idrata molto bene e se eventualmente c'è un po' di rossore, quindi quella sensazione di pelle che tira, specialmente sulle spalle, messa questa crema, la sensazione svanisce, la pelle è idratata, mi sta piacendo. Poi, confezione travel size della crema di Clinique All About Eyes, riduce le occhiaie, le borse, qualche altra cosa? No, ok. Questa è la famosa crema, quella gel idratante, come si chiama in italiano? Crema gel idratante, ok.
mi fu regalato un kit con la crema viso, la maschera notte e poi c'era questa qua piccolina da 5 ml. Si sente ancora il profumo. Allora, è una crema veramente gel, freschissima, applicata sul contorno non la senti, nel senso che è molto delicata. Non si assorbe in modo rapido, quindi quando vai a stenderla non rischi di tirarti il contorno occhi, ma riesci a fare tutti i miei massaggini del caso. Poi mi è piaciuta tanto e l'ho utilizzata molto nel periodo pre-estivo, però che c'era già del caldo e anche di sera come crema serale, favolosa, ha una consistenza ideale forse per il contorno occhi. Mi piacerebbe veramente prenderla di nuovo in confezione grande perché è uno dei contorni occhi che ho provato finora che mi ha soddisfatto di più. Probabilmente sotto di lui c'è solo quello di Jafra, non mi ricordo come si chiama, ve lo lascio giù nell'info box. Tornando più a parlare di nuovo di questo, la consistenza gelosa aiuta anche a sgonfiare leggermente, perché è molto fresca, anche se non l'ho tenuta in frigo, riesce anche a sgonfiare un po' le borse mattutine e mi ha schiarito molto anche la zona della mia occhiaia più scura che è questa qui sopra. Top, top in the world come crema contorno occhi, veramente. Crema piedi, crema pomice. Doppia azione sfoliante e levigante della Podovis benessere di piedi e gambe, la linea callosità, formula originale svizzera, pelle morbida e liscia, favorisce il rinnovo cellulare, rinnovo dell'epidermide con pietra pomice e alga rossa oceanica. Allora, svolge un'intensa azione sfoliante grazie alla presenza di microgranuli di pietra pomice, rimuove le cellule morte e favorisce il rinnovo dell'epidermide. Adatto anche al piede diabetico. La speciale formulazione arricchita con estratto di alga rossa oceanica rende la pelle levigata e morbida. La presenza del mentolo assicura una piacevole sensazione di freschezza e benessere. Applicare il prodotto su piedi inumiditi, massaggiare con maggiore intensità le parti indurite, risciacquare abbondantemente. I prodotti sono approvati, i prodotti di questa marca sono approvati dalla Società Italiana di Podologia dello Sport. Buono a sapersi. È una confezione da 100 ml, la confezione è bellissima perché c'ha il piedino, le ditine dei piedini, è troppo carina. Il prodotto all'interno, ora ve lo faccio vedere. Non ne ho cacciato tantissimo perché sporca un po'. È questo. Si sentono i granulini. Ora sto facendo uno scrub alla mano comunque. Eccoli qua. Allora. Il prodotto la prima volta l'ho utilizzato tra virgolette a secco, nel senso che ero sotto la doccia e durante le mie fasi della docciatura ho preso un po' di prodotto e ho fatto uno scrub al piede. Non mi è piaciuto tantissimo utilizzato in questo modo, quindi con il piede quasi a secco, perché non lo sentivo attivarsi rapidamente, quindi ho dovuto veramente insistere e sinceramente mi ha scocciato. Poi quando ho sciacquato tutto il piatto doccia è rimasto pieno di questi dei granulini. Mi sono fatta una schifezza. Sorvoliamo. Quindi non mi ha fatto impazzire. Poi ho provato a fare io di solito una volta al mese più o meno mi faccio una bella pedicure con olio di gomito e pietra pomice per togliere le callosità ed avere un piedino carino, un piedino di fata. Visto che all'interno c'è ovviamente la pietra pomice e anche poi l'estratto che ammorbidisce le callosità, ho deciso di provare come unico step della mia pedicure
a utilizzare solo questo, quindi mettere a mollo i piedi, tirarli fuori dopo 2 minuti, tamponare l'eccesso di acqua e utilizzare la crema. I piedi erano perfetti, le callosità venute via, specialmente quelle dietro al tallone che ora con le scarpe aperte si formano con più rapidità. Poi l'ho utilizzato anche sulle cuticole delle unghie dei piedi, specialmente quelle dei mignolini, sono così ostici perché c'è stato un periodo in cui andavo da un estetista che me le tagliava. Quindi praticamente io ho il mignolino che è già piccolina l'unghia, poi ho mezza unghia coperta dalla mia cuticola e non riesco mai a mettere bene lo smalto, mi innervosisco pensando a quella scema e le vorrei andare a tirare tutti i capelli. Sorvoliamo. Visto che a proposito di unghiette ha anche il prodotto per levigare, sfogliare, rendere la pelle morbida eccetera, quindi una crema molto importante che lascia comunque la pelle morbida, ho deciso di iniziare a insistere sulle cuticole delle unghie dei piedi. Effettivamente dopo 3-4 mesi di utilizzo, quindi praticamente 3-4 pedicure, forse anche qualcosa in più, diciamo 6 pedicure, le cuticole stanno un pochino meglio, le riesco a spingere indietro con molta più facilità rispetto a prima. Quindi utilizzato da solo lui come unico prodotto di pedicure mi è piaciuto, ma la combo eccezionale è la seguente. Allora, piedi in bagno con sale, olio eccetera, relax, 5 minuti, dopodiché inizio a grattare con pietra pomice, grattini eccetera. Rimetto tutto in acqua, rilasso altri 5 minuti, poi tiro su, metto un olio sulle cuticole delle unghie, rimetto giù, lascio tutto in ammollo per 5 minuti, per 10 minuti con tutto l'olio, eccetera, ritiro su, tampono, passo questo su piedi, callosità, giro cuticole, eccetera, sciacquo via tutto e ho i piedini da favola. Mi piace da impazzire, mi lascia un piede fresco, riposato, esfoliato, pimpante. Ok, questa è la combo perfetta. Poi, crema mani della Naturelle, crema con materie prime di origine naturale, certificato ICEA, crema mani ipoallergenica, idratante e protettiva all'estratto di aloe vera. Rispetto all'ambiente va bene. Allora, senza OGM, senza siliconi petrolati e coloranti, senza allergeni, testato al nickel, cromo, cobalto, testato dermatologicamente. La crema multiuso idratante della Naturale, non so come si pronunci, ma è made in Italy? Sì, quindi Naturale. Credo naturale, ok. Allora, nasce dalla ricerca della New IDJ, una formula studiata con succo di aloe vera di origine biologica che svolge un'azione delicata sul viso corpo grazie alla presenza del bioelementi come olio di macadamia, l'olio di argan, burro di karité. Il risultato è una pelle naturalmente più idratata e morbida. La piacevole fragranza senza allergeni rispetta la naturale composizione della pelle. Modalità d'uso va bene. Applicare e lasciare assorbire. Non avevo letto che era un prodotto all over, nel senso adatto un po' a tutto. Io l'ho utilizzato solo come crema mani perché sulla confezione qui c'è scritto crema mani, però dopo dietro c'è scritto anche viso e corpo. Vabbè, allora è una crema fresca, leggerissima, che si stende con semplicità estrema, si assorbe rapidamente, lascia la pelle morbida, profumata di aloe, che è uno dei profumi dopo la camomilla che preferisco in cosmesi. Mi piace tanto perché la utilizzo spesso e volentieri ora che fa caldo, di sera prima di andare a dormire faccio la mia skin care, quindi creme, cremine eccetera, burro di cacao, prendo un po' di crema e la spalgo sulle mani e vado a dormire. La mattina
e si assorbe rapidamente, non mi dà fastidio durante la notte anche se fa caldo, e la mattina ho le mani morbidissime. Erano anni che non avevo le mani così morbide, perché tutte le creme che ho provato prima erano molto, durante l'estate, che ho utilizzato durante l'estate negli anni precedenti, erano troppo pesanti, quindi io mi scocciavo di andarle a mettere anche la sera prima di andare a dormire. Le mettevo il pomeriggio, tipo dopo la doccia, eccetera, e poi basta. Invece questa ti invoglia tanto a metterla anche prima di andare a dormire. E poi profuma. La confezione è da 75 ml. Mi si è scaricata la fotocamera. Poi, ora abbiamo dei piccoli campioncini di creme viso più una crema corpo. Parleremo prima delle creme viso. Allora, questa è della Bottega Verde, si chiama Joy Perfection. Trattamento viso antirughe intensivo, giorno e notte, attivatore di perfezione con prorotinolo estratto di Goji SPF 15, consigliato da 50 anni in su. Allora, è stata una crema, vabbè, per il mio tipo di viso troppo grassa, quindi l'ho utilizzata prevalentemente di sera, e visto che era così pesante, sono riuscita, e si stendeva molto facilmente, sono riuscita a farne 4 applicazioni, 4 serate praticamente, perché è una crema che si tira e si accompagna molto bene. E per quanto riguarda l'attivatore di perfezione, sì, la mattina avevo una pelle, effetto, non so, il filtro di Instagram, non si vedeva una ruga di espressione intorno sulle rughe naso labiali, intorno alle labbra, sulla fronte, quindi sotto questo punto di vista è un antirughe, però eccessivamente pesante, almeno per la mia età e per questo tipo di clima. Questo è un siero in gocce della Rouge Plus, siero in gocce antiossidante multiviti, quindi vitamine E a C. Allora, applicare alcune gocce la mattina, sera sul viso, collo e décolleté, evitare il contatto con gli occhi. Allora, è un gel lattiginoso, leggerissimo, veramente pochissime gocce facevo in questo modo e lo applicavo sul viso, si assorbiva nel giro di pochissimi secondi, la pelle era molto molto idratata. L'ho utilizzato, visto il caldo di questi giorni di fine luglio qui a Salerno, l'ho utilizzato anche praticamente dopo, cioè a posto della, scusatemi, a posto della crema, quindi dopo il siero non ho messo mai una crema viso, ma sono passata direttamente di giorno a una crema 50 più, quelle solari. E visto, considerando il fatto che non ho messo mai una crema viso, neanche poi la sera per l'idratazione, durante l'applicazione di questo siero, che in 1 ml io sono riuscita a farci 7 giorni di applicazione, mattina e sera, perché veramente ne bastavano 2 gocce contate, non ho sentito l'esigenza di dover veramente applicare dopo una crema. Non ho mai provato un siero, questo è il mio primo siero e sono rimasta veramente soddisfatta. Probabilmente prossimo anno, invece, in estate, invece di comprare una crema leggera, opterò per un siero, che sono veramente comodissimi. Scusate l'interruzione, questa volta mi era finita la memoria sulla SIM, quindi ho dovuto cambiare. Spero di riuscire a concludere questo video oggi. Allora, crema con campioncino della Vichy, si chiama Oligo 25, è un trattamento idratante anticolorito spento per pelli normali e miste. Questo è uno di quelli che mi ha deluso. Allora, ok, dalla confezione si capiva che era un prodottino in verde, però mi sono sempre chiesta, lo tenevo da parte da un po', non l'avevo ancora utilizzato, perché mi sono sempre chiesta,
sapendo ovviamente la teoria dei colori, se io ho un colorito spento non ho bisogno di qualcosa di verde per contrastare il mio colorito spento, ma più che altro di una crema sul rosa che un attimino contrasta e vivacizza la situazione. Il verde contrasta i rossori, come ben sappiamo. Quindi ero un attimo perplessa perché pensavo più che altro che potesse aiutare chi ha problemi di cuperosa sulle guance, quel rossastro, eccetera. Avevo finito la mia crema, quindi mi sono dovuta agganciare i miei campioncini e l'ho voluto provare. E come avevo sospettato, ok, non ho la pelle spenta in questo periodo, però quando l'ho utilizzato è stato una delle poche giornate in cui mi ero arrossata il naso ma io sto parlando con gli occhiali, li avevo tolti e li ho rimessi. Vabbè, nell'ultima parte mi vedrete con gli occhiali, sorvoliamo. Comunque, però ora non mi trovo. Togliamoli. No, non mi piace portare gli occhiali, li porto perché non ci vedo e se sono senza lentino ovviamente ho bisogno di un supporto perché non mi piacciono. Allora, stavo dicendo, quindi quando ho utilizzato questa crema avevo un po' di rossore dato da un troppo sole eccessivo, non ero ustionata, e questa crema mi ha aiutato a contrastare il rossore, non mi ha spento il colorito ma mi ha contrastato ovviamente, come avevo ben supposto, il rossore del naso e delle gote. Ok. Ultimo prodotto per questo video, campioncino di crema idratante dopo sole della Bottega Verde, si chiama la linea Sol, per pelli sensibili, crema dopo sole, lenisce e idrata, formula delicata con olio di jojoba e latte di avena. È una cremina molto profumata perché con quell'avena, quel sentore di pelle di bimbo, molto delicato, molto morbidoso, coccoloso, ed è una crema che veramente restituisce idratazione in modo rapidissimo. Io avevo diversi campioncini, con un solo campioncino sono riuscita a idratare tutto il corpo. Tranne il décolleté, perché sul décolleté utilizzo un burro perché ho dei segni dati dal fatto di dormire sempre laterale, quindi ho messo poco di questa cremina e molto del mio burro. Quindi, togliendo questo piccolo angolo del corpo, io con un campioncino così ci ho fatto veramente dal collo ai piedi. E dopo lasciava questa pelle morbida e delicatamente profumata, quindi mi è piaciuto. Ok, questi prodotti di idratazione che ho provato nell'ultimo periodo, spero che questo video recensione ti sia stato utile. Se ti è stato utile, ovviamente supportami con un pollice in su. Se non vuoi perderti tutti i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione giù in basso e qui nella schermata finale. Io ti ringrazio per avermi aperta, ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!